La Giunta Comunale di Quarrata ha approvato un progetto di estensione della rete dell'illuminazione pubblica quarratina. 42 nuovi punti luce andranno ad illuminare strade ad intensa frequentazione, che attualmente ne sono carenti. I nuovi apparecchi saranno a tecnologia LED ad alta efficienza energetica, in grado di ridurre automaticamente la potenza assorbita nelle ore di funzionamento notturno, per garantire un ulteriore risparmio energetico. Nello specifico saranno coinvolte due importanti arterie cittadine, via Firenze e via Statale Fiorentina. Nel tratto di via Firenze è prevista l'installazione di 10 punti luce. Sulla strada statale sono invece previsti due distinti interventi. Il primo interessa la frazione di Barba e l'area commerciale cosiddetta Super Olmi, dove si andrà ad intervenire proseguendo dall'illuminazione esistente fino all'intersezione con via di Mezzo. In questo tratto sono previsti 14 nuovi punti luce. Il secondo tratto interessa le frazioni di Sant'Antonio e Olmi, per un totale di ulteriori 18 nuovi punti luce. Siamo a chiudere ora quella che è la gara. I lavori inizieranno tra affidamento, lavori, diciamo, fine novembre, primi di dicembre ci sarà l'inizio dei lavori, quindi a dicembre l'inizio dei lavori, e comunque noi diciamo che possiamo garantire che per fine febbraio, perché ci può essere sempre un ritardo di un mesetto, per fine febbraio, primi di marzo, i nostri cittadini qua in località, qua sulla statale, avranno i loro 30 punti luce, quindi per fine febbraio, primi di marzo sarà completata questa illuminazione pubblica. Tutto questo serve proprio per la sicurezza di questa strada. O la competenza dell'amministrazione comunale è estendere l'illuminazione pubblica, ma noi non ci siamo fermati a questo. Si è coinvolta la provincia di Pistoia e la regione toscana per prevedere anche un progetto futuro di una probabile rotatoria che andrà realizzata all'uscita di via di Mezzo, famoso ponticino di via di Mezzo. Si sta lavorando perché nei prossimi anni, non quindi domani, ma molto probabilmente domani all'altro, fra 2 o 3 anni si possa realizzare anche questa rotatoria, che limiterà ancora di più la velocità e darà sempre più sicurezza ai nostri cittadini.